Allora, noi siamo qui per protestare contro questo atto unilaterale, siamo i dipendenti del Comune di Roma, personale educativo, scolastico, amministrativo e della polizia locale. E diciamo che nel complesso l'atto unilaterale introduce un cambiamento culturale che appunto porta i dipendenti ad essere accomunati a quella che può essere un'azienda, dove quello che conta di più è la produzione, quindi la quantità piuttosto che la qualità. E quello che si sta, il ricatto sotto cui sono caduti i dipendenti capitolini è proprio questo: stanno iniziando a legare il salario accessorio a maggiore carico lavorativo, quindi ci stanno ricattando per ottenere quello che in realtà dovrebbero fare più lavoratori, perché comunque i lavoratori capitolini stanno diminuendo, perché il percorso che stanno scegliendo, che l'amministrazione sta scegliendo, è quella di andare verso i percorsi di privatizzazione, di esternalizzazione dei servizi. Noi nel settore scolastico educativo lo vediamo in maniera lampante, soprattutto per quanto riguarda i nidi, che sono in massiccio stato di esternalizzazione. Quello che noi stiamo vedendo è che si sta applicando la stessa ricetta che viene applicata sempre nel momento in cui si vuole esternalizzare un servizio, quindi si definanzia, si depotenzia, si costringono i lavoratori sotto organico a doverlo gestire e quindi poi si lavora sull'utenza portandola a scegliere invece a pensare che è meglio un servizio privato. Però questo produce semplicemente un aumento di costi per l'utenza, uno scadere del servizio, della qualità del servizio e il fatto che poi entrano nuove figure all'interno di questo scambio economico dove i soldi si fermano fondamentalmente e non arrivano ai lavoratori. Noi vediamo che tutti i servizi esternalizzati, lo stipendio dei lavoratori è a volte anche la metà rispetto a quello di un dipendente comunale o di un dipendente del pubblico.